dopo lo shampoo. Il fatto di metterlo dopo lo shampoo sinceramente mi terrorizza, perché io già ho i capelli grassi. Il fatto di mettere un olio dopo lo shampoo e quindi di non sciacquarlo via o comunque di non lavarlo via, sinceramente la vedo più una cosa adatta perché hai i capelli secchi. Io infatti l'ho provato prima dello shampoo, quindi l'ho messo come ma praticamente qua è uguale, cioè il procedimento è identico, sia come maschera ristrutturante che come impacco antiforfora. Io non ho la forfora, però qua c'è scritto che riequilibra la produzione sebacea e normalizza il cuoio capelluto, quindi avendo i capelli grassi può andare bene lo stesso. E il procedimento è uguale, nel senso che appunto dice, come impacco dice di tenerlo su per mezz'ora, come maschera ristrutturante per 20-30 minuti, quindi alla fin fine è la stessa cosa. E come maschera ristrutturante, prima dello shampoo, ripara e rinforza i capelli sfibrati e sensibilizzati da tinte permanenti e decolorazioni, fortificandoli e riparandoli. E poi ovviamente si procede al normale lavaggio. Io quindi appunto l'ho messo prima dello shampoo, perché sono stata al mare, quindi insomma avevo i capelli un po' deboli e poi appunto volevo usarlo anche per regolarizzare la produzione sebacea. Devo dire ragazze che allora quando l'ho messo ho detto oh mio Dio quanto è unto. Ho detto speriamo che venga via, speriamo che non mi unga i capelli. L'ho lavato via, poi l'ho tenuto in posa ovviamente una mezz'ora, l'ho lavato via con uno shampoo per capelli grassi della Lush, quindi comunque uno shampoo tendenzialmente sgrassante. Devo dire, l'ho lavato via molto bene, cioè sono stata lì un bel po'. Devo dire però che mi ha lasciato dei capelli, ragazze, stupendi. Neanche uscita dal parrucchiere ho mai avuto dei capelli così belli, molto luminosi, morbidissimi, assolutamente non unti. Infatti, io avevo letto anche che può dare anche un effetto volume, quindi io ho proprio il problema che mi si appiattiscono i capelli, quindi ho deciso di utilizzarlo anche perché avevo letto questa cosa. E quindi insomma devo dire che è ottimo, assolutamente. Non mi so dire come sia dopo, cioè messo dopo lo shampoo, perché qua dice che scusate perché sto morendo. Allora, qua dice che per avere un effetto districante dopo lo shampoo, sui capelli ancora umidi lasciare agire pochi minuti, quindi procedere al risciacquo. Agisce come un vero e proprio balsamo, rendendo i capelli docili e il pettine perfettamente districati. Ecco qua non lo so, perché secondo me solo con l'acqua non viene via bene. Cioè ho paura che vi lasci i capelli un pochino unti. Io non ho provato però, quindi non me lo so dire. O se no, come trattamento di bellezza, richiude le squame della cuticola rendendo i capelli lisci, setosi e lucenti. Applicato sui capelli umidi dopo lo shampoo, distribuire una piccola quantità di prodotto con le mani e lasciare agire pochi minuti. Poi procedere ad asciugare i capelli nell'acconciatura desiderata. Ecco, con questo metodo neanche lo sciacqua via, quindi ho paura che sia troppo grasso. O se no, l'ultimo metodo per ottenere protezione e lucentezza, applicato dopo lo shampoo sui capelli umidi, li protegge dalle fonti di calore, di phon e piastre. Applicato sui capelli asciutti, li protegge dallo smog e dall'umidità con azione anticrespo. E può favorire anche a combattere le doppie punte, meglio a prevenire le doppie punte. Quindi ragazze, non lo so, cioè io applicato dopo lo shampoo sinceramente non mi azzardo perché ho paura che mi renda i capelli troppo unti, essendo comunque un olio. Applicato prima dello shampoo come maschera o come impacco, secondo me è ottimo. Io non ho problemi di forfora, quindi sinceramente non mi so dire se è antiforfora, però è vero che non, cioè che regolarizza comunque la produzione sebacea, perché non avevo assolutamente i capelli unti. Assolutamente. Ed erano morbidissimi, molto
lucenti, veramente aveva un colore stupendo. Quindi per questo scopo ve lo consiglio assolutamente. Applicato dopo lo shampoo non ve lo so proprio dire. La confezione si presenta in questo modo. È uno spray, cioè si presenta sotto forma di spray. All'erogatore, molto comodo, quindi potete anche proprio spruzzarvelo sui capelli. E è veramente ottimo, comunque mi è piaciuto molto come prodotto. Devo dire che ero scettica e avevo veramente il terrore che mi ungesse i capelli. Invece devo dire che non è.